Ciao a tutti, in questo tutorial volevo mostrarvi come fare a creare un banner animato con Photoshop. Apriamo. Prima cosa, ovviamente, file nuovo. Le dimensioni dovrebbero essere queste per un banner tradizionale. Se lavorate su PC, 96, altrimenti su Mac, 72. Colore trasparente, ok, però è piccolissimo. Per ingrandirlo, dimensione immagine, importante che sia cliccato, mantieni proporzioni, e qui dentro ci mettete il numerone che volete. Zoom in, zoomiamo un po', ecco qua. Allora, iniziamo a mettere le cose che ci interessano, righelli. Righelli, poi pigliamo muovi. Clicchiamo sulla barra del righello e trasciniamo questa riga in basso. Esattamente a metà si bloccherà. Così ci farà sia in orizzontale che in verticale, ci farà la linea guida. Ora inseriamo l'immagine di sfondo. Selezionate quella che volete. Mi piglio questa un po' a casaccio. E va ridimensionata in maniera che riterrete più opportuna. Quindi diciamo inserisci. E ok, passo numero 2, il testo. Inseriamo il testo, scegliamo il carattere. Dai, andrà bene 30, se no diventa troppo grande, e facciamo un bel banner con la bandiera dell'Italia, per cui la I la facciamo verde. Di bianco facciamo la S. E di rosso facciamo la R. ISR, nome del mio clan, voi lo farete con quello che volete. Primo livello fatto, ne creiamo un altro. Per comodità togliamo questo. Ne facciamo un altro, sempre stessa dimensione, per un risultato un po' più uniforme. Colore, io non metto un bianco, ma una roba simile. Maledetto, è troppo. Ecco, così ci sta. Allarghiamo un attimo. Quindi col tasto muovi, selezioniamo il righello e spostiamo un attimo di modo da centrarlo. Esatto. Se poi vogliamo farlo addirittura a tre stadi, ci scriveremo, non so, noi giochiamo su PS3, scriverò PS3. Sempre selezioniamo il righello, il livello, lo spostiamo, tasto muovi, e lo spostiamo un po' in basso, in modo da centrarlo. Perfetto, ora diamo degli effetti a questo testo, che sennò è un po' da barbone. Smusso, va bene, contorno ne faccio anche a meno, traccia assolutamente no, direi che andiamo di bagliore e ombra, un po' sul classico. Se volete del bagliore potete anche modificare il colore andando qua, cliccate doppio qua e scegliete, non so, farlo più arancione o farlo più rosso, più arancione scuro. Ok, vedete, bagliore arancione. Fatto arancione così rispecchia un attimo lo sfondo di lì. Tasto destro, copia stile livello, quindi selezioniamo ogni altro livello e gli facciamo incolla. In questo modo avremo tre livelli, tutti e tre con gli stessi identici effetti. Ah, questo qua non è centrato, allora aspettate, centriamo, tasto sposta. Meglio accorgersene chiaramente prima. Allora, ora per fare l'animazione andremo su finestra, timeline. Dov'è? No, sbagliato, non tracciati. Finestra, timeline, eccola qua. Il nostro banner abbiamo detto lo facciamo a tre pezzetti. Ora mi sono scomparsi i livelli, li rimettiamo. Ora nel primo fotogramma vogliamo che venga fuori la scritta ISR, ed è giusto. Nel secondo vogliamo togliere ISR, clicchiamo qua sull'occhietto e scrivere clan. Va bene. Nel terzo togliamo ISR e mettiamo solo PS3. A posto. Ora clicchiamo qua, questa freccina, e impostiamo la durata del nostro banner.
Io vi consiglio di fare un qualcosa che sia un secondo, anche meno se volete, 0,7. Quindi selezioniamo quanto vuole durare, per sempre, vi consiglio, e premiamo play. Vedrete, da solo va avanti all'infinito. Il grosso è fatto, ora basta andare di nuovo su immagine, dimensione immagine, ricordiamoci, l'abbiamo ingrandita. Quindi adesso dobbiamo ridiminuire, riportarla alla dimensione che ci interessa. Sempre clic, mantieni proporzioni. Qua è importante, automatica bicubica. Era 88x32. Come vedete io faccio 88, il 32 viene fuori in automatico. Ok, ora, come salvare? Salvare è importante qua. Bisogna andare qua, salva per web. Salvare come GIF. Direi che tutto il resto va bene, salviamo sul desktop, va bene. Poi salvate per sicurezza anche con nome, formato PSD, in modo da poter chiudere ed eventualmente riaprire. Ora in questo bel desktop incasinato dov'è? Qua, il mio banner. Adesso spero che me lo apra correttamente, vediamo. Dovrebbe comparire qua. Esatto, vedete? Ora il banner è piccolo, chiaramente. Ognuno lo fa della dimensione che vuole. Io posso farvi vedere un paio di banner. Di esempio che ho qua. Questo è il mio forum che vi invito a visitare. Appunto, questi qui sono tre banner, tre esempi di banner. La dimensione, vedete, è questa qua, è la dimensione standard. Spero di esservi stato d'aiuto, se così è stato ricambiate con un mi piace e magari anche appunto con una visita sul mio forum. Se avete domande scrivete pure lì. Grazie, buona giornata a tutti.